L'aeroporto di Locarno, situato sul piano di Magadino, è il più a sud della Svizzera e rappresenta un importante caposaldo delle forze aeree svizzere al sud delle Alpi. Die Situation in den trockenen Südtälern bleibt angespannt. Es braucht in der Schweiz viel Feuerwehrleute und Löschhelikopter in diesen Tagen. Bei Arcenio gab es einen Waldbrand auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern. Uno dei compiti principali del nostro esercito consiste nell'appoggio a favore di organizzazioni civili in caso di catastrofe. Un fenomeno particolarmente ricorrente nel Canton Ticino è quello degli incendi boschivi, nella cui lotta vengono impiegati anche dei Super Puma delle forze aeree. Molti degli elicotteri impiegati a tale scopo, civili o militari, hanno un elemento in comune, la home base di Locarno. L'esercizio civile dell'aeroporto è iniziato nell'estate del 1939. Già durante il successivo inverno è seguito quello militare. Locarno Ground 311, request taxi direction Montecenere. 311 Locarno Tower, good morning. QNH 1028, taxi taxiway west facing south. Facing south, QNH 1028, 311. Dal 1941, viste le condizioni meteorologiche per lo più buone, le condizioni topografiche ottimali e la struttura favorevole dello spazio aereo, l'esercito vi svolge l'istruzione aeronautica di base dei piloti militari. La base aerea è il centro di competenza degli aerei del tipo PC-6, PC-7 e PC-9. Due simulatori di PC-7 vengono impiegati per la selezione e l'istruzione dei futuri piloti militari. Donc la première partie avec les pieds, rien besoin de faire. Sur le dos, c'est pas poussé. Agli impieghi militari viene ad aggiungersi una quantità considerevole di voli civili, effettuati principalmente con piccoli aerei privati. Dopo Grenchen e Bierfeld, Locarno rappresenta l'aeroporto senza traffico di linea con il maggior numero di movimenti di volo all'anno. Infatti, da oltre 30 anni, Aero Locarno provvede all'istruzione di piloti che successivamente intraprendono una carriera di pilota di linea o pilota militare. I collaboratori di SkyGuide costituiscono l'anello di congiunzione tra l'esercizio militare e quello civile. Coordinano tutti i movimenti in aria, garantendo così un traffico aereo senza intoppi. Vega 6 North for crossing. Vega 6 cross concrete runway, wind 240 degrees, 6 knots, Rega base, land on discretion. Crossing concrete, landing on discretion, Vega 6. Locarno non si limita ad offrire possibilità di atterraggio soltanto ai velivoli a motore. Con il Paracentro, l'aeroporto di Locarno ospita il più grande centro di paracadutismo della Svizzera, una meta attrattiva per turisti di tutto il mondo. Oltre 100 giovani assolvono inoltre i corsi di paracadutismo offerti annualmente da Sphere. I corsi permettono loro di familiarizzarsi con l'uso del paracadute e di guadagnarsi un posto nella scuola reclute per esploratori paracadutisti nell'ambito dell'intensa fase di selezione. Se superano questa fase, i futuri esploratori paracadutisti si ritroveranno nuovamente sull'aerodromo in occasione della scuola reclute per acquisire il proprio know-how nel servizio di lancio militare.
La prontezza all'impiego quotidiana delle forze aeree è resa possibile anche grazie al lavoro di massima precisione fornito dal personale di terra. I lavori di riparazione e di manutenzione vengono effettuati sul posto da una ventina di meccanici di aeroplani e specialisti in avionica. Il comando d'aerodromo, con i suoi 30 impiegati circa, gestisce una superficie approssimativa di 20 ettari. Per la manutenzione degli edifici e delle infrastrutture, nonché la formazione degli apprendisti, sono impiegati 10 collaboratori della base logistica dell'esercito. Il fiore all'occhiello in ambito civile è rappresentato dal nuovo edificio della Rega, inaugurato nel 2013. Soddisfa i più moderni standard e, grazie a misure tecnico-costruttive, è protetto da inondazioni provocate dalle piene del Lago Maggiore. È questo il luogo in cui medici d'urgenza, soccorritori e piloti si preparano agli impieghi imminenti. Nelle immediate vicinanze vengono effettuati lavori di riparazione e manutenzione a piccoli aerei. Il gruppo tecnologico RUAG gestisce infatti un'officina per i clienti civili. L'aeroporto di Locarno rappresenta un punto d'incontro per persone provenienti da differenti categorie professionali accomunate dalla passione per l'aviazione. Con i suoi 200 collaboratori circa e i numerosi fornitori, l'aeroporto è uno dei maggiori datori di lavoro della regione, nonché un partner attrattivo del Canton Ticino. A prescindere dalla loro diversità, le organizzazioni che vi hanno sede, grazie alla loro ampia offerta, costituiscono un importante valore aggiunto per le prestazioni fornite dall'aerodromo, rendendolo così un luogo d'incontro per persone di culture e ambienti diversi. Il piano di Magadino non è soltanto la superficie geografica più ampia e fertile del Ticino, ma rappresenta anche la zona alluvionale con il maggior numero di paludi di tutta la Svizzera. Dato che l'aeroporto si trova a margine di una zona protetta, i gestori, tra l'altro in collaborazione con la Fondazione Bolle di Magadino, hanno elaborato varie misure volte a proteggere le zone gollenali. Tali misure consistono ad esempio nell'osservanza di specifiche rotte di atterraggio e decollo, nonché di procedure di volo intese a ridurre le emissioni foniche. Poiché l'aeroporto si trova in prossimità del confine, i piloti delle forze aeree effettuano più volte al mese delle missioni a favore del Corpo delle Guardie di Confine. Per eseguire i compiti di polizia di frontiera, gli agenti del Corpo delle Guardie di Confine impiegano un EC-635 per sorvolare il confine o appoggiare dall'aria le pattuglie al suolo. L'aeroporto di Locarno è un importante caposaldo delle forze aeree a livello strategico e, grazie all'utilizzo civile gestito in parallelo, rappresenta un'importante infrastruttura per il turismo aeronautico in Svizzera. Accomuna il compito fondamentale dell'esercito con l'esigenza della popolazione, ovvero di avere pace e sicurezza nel nostro paese.